parlare di giocatore esulo a livello europeo è facile, un giocatore francese, però abbiamo anche una grande componente italiana nel karting Endurance che vogliamo scoprire. E qui abbiamo addirittura una fusione tra Pastina, Fanny Formula e Veneto Corse. Ma mi sembra che lui da Veneto Corse, se non ricordo bene, qui abbiamo Fabio Toni che è anche un passaggio dal karting di velocità, che trascorso a livello europeo sono ben conosciuti, ed ora è andato avanti passando all'Endurance. Siete sicuramente uno dei più facili che può far bene quest'oggi, anche se i francesi sono molto forti. Mario. Sì, abbiamo il team Modav che è sempre sulla cresta dell'onda e noi cercheremo sempre di dargli del filo da torcere. La qualifica non è andata tanto bene, però da 28esimi al primo turno siamo passati primi e adesso siamo ben piazzati al terzo posto e cerchiamo di recuperare sui primi. Poi la gara è ancora lunga. Ci sta favorendo, ci stanno favorendo le condizioni meteo che sono nettamente migliori del previsto, o pensi che i belgi, perché noi li chiamiamo francesi ma in realtà Modav è un team belga, riescano a scoperto anche con l'asciutto? Beh, sicuramente anche sull'asciutto loro sono molto esperti, però se pioveva un po' di più forse ce la giocavamo meglio. Va bene, allora magari ci troviamo domattina sempre con Fabio per scoprire cosa fa. Grazie Fabio. Grazie.